Il comune di Fano, insieme alle scuole della città, organizza Fano Orienta, l'appuntamento dedicato a studenti e famiglie che devono scegliere in modo consapevole l'istituto superiore presso cui iscriversi nel nuovo anno scolastico. In programma sabato 19 novembre alla Mediateca Montanari di Fano dalle ore 15 alle ore 19 sarà possibile conoscere le scuole secondarie di secondo grado fanesi, dialogare con i docenti e formarsi sui temi dell'orientamento scolastico ascoltando gli interventi degli esperti. L'evento è strutturato in tre macro aree. Abbiamo praticamente tutto lo spazio informativo e espositivo che si svilupperà in tutte le aule della MEMO. Ci saranno professori pronti a dare informazioni sui percorsi di studio, sui laboratori, sulle attività, in modo che i ragazzi e le famiglie possano conoscere al meglio ogni percorso di studio di ogni istituto. Successivamente abbiamo anche il peer-to-peer, che è uno spazio che ci sarà qui alla MEMO, peer-to-peer letteralmente educazione alla pari. Tutti i ragazzi in procinto di scegliere la propria scuola potranno confrontarsi con gli studenti in modo da avere altre informazioni, curiosità, lontano da occhi più indiscreti di genitori e di professori e in un ambiente un po' informale come può essere quello del bar. Di sotto invece, in sala Poegea, ci saranno due interessanti incontri, uno gestito tenuto da Gianluca Antoni, psicologo e formatore, dal titolo Aiutare i figli a scegliere, mentre un altro incontro sarà gestito dal Centro per l'Impiego, da Alessandra Bacchiocchi, e sarà dal titolo Le parole del lavoro. Scegliere in maniera consapevole la propria scuola superiore significa conoscere se stessi, conoscere i propri talenti, le proprie inclinazioni, ma anche i propri limiti. Significa avere gli strumenti per non essere influenzato dal gruppo dei pari, dalla propria famiglia, significa fare una scelta per il proprio futuro. L'ingresso è libero, come aperti sono i due incontri nella sala Ipogea, ma con obbligo di prenotazione. Per noi come scuola sono momenti importanti questi, è chiaro che il nostro compito non è certamente quello di vendere prodotti, di pubblicizzare prodotti, il nostro compito è quello di aiutare i nostri ragazzi, i giovani, a scegliere una via, una strada per loro importante, guardando dentro se stessi, conoscendo l'offerta formativa del territorio, evitando di seguire scorciatoie come le mode del tempo, le amicizie, ma facendo un lavoro veramente di approfondimento su ciò che il territorio offre e su ciò che è il proprio talento, la propria vocazione. Una grande occasione per i nostri ragazzi, proprio perché cerchiamo di dargli in mano una bussola per il loro futuro, oltre che un opuscolo che proprio grazie alle scuole è stato realizzato di orientamento, quindi che entrerà nel dettaglio di quelle che sono le prestazioni e i servizi che mettono a disposizione ogni scuola. È un momento importante che viene da un lavoro di un anno, grazie al quale abbiamo istituito un tavolo di orientamento permanente e che ci ha reso possibile essere qui e in questa collaborazione e sinergia virtuosa che ci ha garantito poi la fattibilità di questo momento.